Tifosi della Dels Libertas Basket School e appassionati di pallacanestro femminile, buonasera e bentornati al Palasport Primo Carnera di Udine per il solito appuntamento con il campionato di Serie A2. Siamo giunti alla 10ª giornata e oggi la Dels affronterà il CUS Cagliari. Le squadre stanno già entrando in campo per la palla 2, allora noi approfittiamo degli ultimi istanti che mancano all'inizio della gara per andare a leggere i quintetti che prenderanno il via questa sera per le ospiti. Numero 3 Giulia Ridolfi, numero 6 Giulia Sorrentino, numero 8 Eugenia Caldaro, numero 15 Rachele Niola, numero 17 Natasha Tomasovic. Per Udine invece 00 Caterina Bianco, 3 Ivana Blasevic, 10 Elisa Mancabelli, 13 Deborah Vicenzotti e 21 Carlotta Rainis. Tutto pronto? Si parte con la palla 2 della 10ª giornata di campionato qui al Palasport Primo Carnera. Il possesso iniziale dell'incontro è per Udine. Vicenzotti si prende il lato destro del campo, poi cerca l'assist per Caterina Bianco. Anticipata, la palla esce fuori dal campo e sarà ancora rimessa a Udine. Continua l'attacco delle padrone di casa, ribaltamento di lato su Elisa Mancabelli, pronta a sinistra, fuori dall'arco dei tre punti. Poi Rainis che apre il palleggio per far muovere le compagne, mancano 7 secondi, il passaggio dentro per il taglio di Bianco che sbaglia però la conclusione, a rimbalzo c'è Elisa Mancabelli che riapre il gioco per un extra possesso di Udine. Ancora Rainis, l'uno contro uno, cerca il pertugio per arrivare a canestro, poi Mancabelli si arresta appena fuori dall'area dei 3 secondi. Nulla di fatto anche per il tiro di Elisa Mancabelli, il rimbalzo questa volta è per il CUS Cagliari che si riporta in fase offensiva con Sorrentino che inizia il primo attacco della serata per la formazione sarda. Palla Ridolfi, l'uno contro uno, lo scarico poi per la compagna e il tiro da fuori, errore per la numero 15 Niola. Il pallone ora è tornato nelle mani udinesi, ancora Vicenzotti, l'uno contro uno, il taglio di Bianco servita nuovamente, ribaltamento poi su Mancabelli che riceve nonostante l'intercetto dell'avversaria. Mancabelli sfrutta la linea di fondo, forse un po' troppo perché pesta la linea che delimita il rettangolo di gioco. La palla allora è per il CUS Cagliari. Già 1 minuto e 15 trascorso dall'inizio dell'incontro, ancora 0-0 qui al Palasport Primo Carnera. Sorrentino non si intende con la compagna, la palla finisce fuori dal campo, sarà rimessa Bianca, questa volta dalla metà campo difensiva. Ci pensa Blasevic, c'è difesa alta però da parte della formazione di coach Sciascia. Rainis a gestire il nuovo possesso, arriva Mancabelli per il consegnato, sempre con la playmaker classe 97. Poi Vicenzotti per aprire l'incontro, niente da fare anche per questo tiro. La palla gioca con il ferro, poi esce e nel rimbalzo il pallone finisce fuori dal campo. Sarà rimessa rossa. Riparte il CUS Cagliari. Palla nelle mani di Niola contro Rainis che si accoppia fin dalla linea di fondo. Ancora Niola chiama lo schema, c'è il blocco tra due compagne. Poi per l'arbitro arriva il fallo difensivo di Carlotta Rainis, troppo aggressiva sulla diretta avversaria. Primo fallo della gara, quindi primo fallo per Carlotta Rainis. La rimessa è per Cagliari, già 2 minuti ormai trascorsi dall'inizio dell'incontro, ancora 0-0 il punteggio. Riceve Ridolfi, cerca il gioco a due con la compagna, l'intercetto però è di Blasevic che fa ripartire Mancabelli in velocità, Udine si deve sbloccare, Mancabelli ci prova, uno contro uno fino in fondo, si sbatte contro la difesa e poi perde il pallone perché il possesso esce fuori dal campo e sarà rimessa Cagliari. Le squadre non riescono a sbloccarsi, ora ci prova il CUS Cagliari, sempre Ridolfi a portare la palla al di là della linea di metà campo. Sorrentino tiene vivo il palleggio, poi si sposta sul lato destro del campo, aspetta il movimento della compagna, si fa vedere Ridolfi fuori dai 6,75, palleggio, arresto e tiro, primo ferro per lei, a rimbalzo si lotta, prova Rainis a mantenerla viva. Niola però ha pesato la linea che delimita il campo, ancora rimessa Bianca. Ripetiamo il punteggio 0-0, inusuale qui al Palasport Primo Carnera. Inizio a rilento per entrambe le squadre. Ora ci prova Udine, Blasevic l'uno contro uno
a sinistra fino in fondo, alza la parabola Blažević, trova solo il primo ferro, allora riparte in velocità Cagliari, 4 contro 3, sovrannumero che non si chiude, errore al tiro, poi Tomasevic prende il rimbalzo, altro errore, questa volta è Udine ad acciuffare il pallone vagante, un altro possesso quindi per la formazione di casa, Bianco, Blažević, finta al tiro, poi apre il palleggio, Reinis, ottimo backdoor, poi l'errore nell'appoggio finale. Brutto errore questo di Carlotta Reinis che poteva aprire finalmente la gara. Invece rimaniamo sulla 0-0, 6 minuti e 39. La rimessa è per Cagliari perché la palla è uscita fuori dal campo. L'ultima a toccare è stata una giocatrice in maglia bianca. E quindi ancora attacco sardo, altro sovrannumero. Sorrentino appena dentro l'arco dei tre punti e lei ad aprire la gara. I primi due punti della partita quindi arrivano da parte di Sorrentino, vantaggio Cagliari, 0-2 qui al Palasport Primo Carnera. Reinis, Mancabelli, Bianco fa finta benissimo il tiro, palleggio, nuovo arresto e i due punti anche per Udine. La Delser si sblocca e lo fa con Caterina Bianco, dall'altra parte però Cagliari trova un'autostrada, rientro difensivo non eccezionale per Udine. Gnola a vita facile e altri due punti quindi in cassaforte per il Cus Cagliari, 2-4, 5 minuti e 49 in questo primo periodo, ora bellissimo gioco a due tra Reinis e Blažević, Blažević però imprecisa nella conclusione finale, ancora una volta Cagliari cerca di sfruttare il sovrannumero, taglio di Tomasevic che ha servito molto bene la compagna Caldaro, due punti anche per lei. Vola quota 6, quindi Cus Cagliari dopo circa 5 minuti di gioco. Udine invece ancora ferma a quota 2 con il canestro di Caterina Bianco. Reinis chiama lo schema, supera in metà campo, si fa vedere Mancabelli che riceve fuori dall'arco dei tre punti. Reinis, dai e vai, eseguito alla perfezione. È così che vogliamo vedere la nostra Udine. Canestro di Carlotta Reinis su assist di Mancabelli, 4-6 il punteggio, ora però è Cagliari in attacco con Sorrentino, penetrazione centrale, Mancabelli è rimasta sul posto, per sua fortuna Sorrentino sbaglia la conclusione, a rimbalzo c'è Blažević che fa ripartire Reinis, cambia velocità alla playmaker classe 97, non c'è fallo secondo l'arbitro, la palla si è spenta fuori dal campo e sarà rimessa Cagliari, prima però il minuto di sospensione a 4 minuti 56 dal termine del primo periodo, il punteggio Udine 4, Cagliari 6. Le squadre sono rientrate in campo, ricomincia il match qui al Palasport Primo Carnera, 4 minuti e 54 al termine del primo periodo, Cagliari in vantaggio 6-4 contro le padrone di casa della Delser, l'attacco di Sorrentino, palleggio, arresto e tiro appena dentro l'arco dei tre punti, errore ancora per Sorrentino, il rimbalzo di Blažević che fa ripartire la squadra, ancora Reinis a gestire il possesso, Blažević per il ribaltamento su Mancabelli, c'è il blocco a favorire la croata che riceve in questo momento, gestione però del possesso non precisa da parte di Ivana Blažević, il pallone ritorna quindi nelle mani del Cus Cagliari con Sorrentino che fa partire la nuova azione, Tomasevic parla per Niola, l'uno contro uno, ci ripensa Niola, torna sui suoi passi, allora arriva Sorrentino per la nuova penetrazione, questa volta a sinistra, Blažević tenta la stoppata, ma c'è il fallo da parte dell'ala croata, primo fallo personale per Ivana Blažević, secondo di squadra per Udine, questa volta però ci sono i due tiri liberi a favore di Sorrentino che si prepara ora in lunetta, buono il primo. Buono anche il secondo, 2 su 2, Cagliari avanti, 8-4, 4 minuti al termine del primo periodo, Udine non è ancora entrata del tutto nel match, Vicenzotti penetrazione centrale, poi il tentativo di passaggio a
per Caterina Bianco, la palla però è uscita fuori dal campo. Altro pallone perso per Udine, che non riesce a costruire azioni offensive. Tante le palle perse finora. Attacco per Cagliari, Niola rischia di perdere il pallone sotto la pressione difensiva di Rainis. Niola poi cambia velocità fino in fondo, nessuno la ferma, appoggia bene il pallone. C'è l'errore però da parte di Niola che favorisce il contropiede udinese fino in fondo. Ivana Blažević. I primi due punti anche per lei sul 6-8 Cagliari. 3 minuti e 25 al termine del primo periodo. Ancora Sorrentino contro Rainis. Palleggia, arresto e tiro. Errore. Rimbalzo facile per Blažević. Ora Udine deve alzare il ritmo. Carlotta Rainis chiama lo schema. Allora arriva Blažević per il blocco. Sfruttato in questo momento, gioca a due proprio con la croata, ribaltamento poi a Mancabelli, intercettata però dalla difesa. Il pallone rimane vivo, mancano 6 secondi per tirare, Rainis deve affrettare la conclusione, riceve Vicenzotti, fuori dal arco dei tre punti, non va la conclusione di Vicenzotti. Rimbalzo allora per Caldaro che si porta nella metà campo offensiva, non è riuscita a concretizzare l'ultima azione offensiva la Delser. Allora Cagliari ora ci prova ad allungare nuovamente il vantaggio, riceve Ridolfi contro Vicenzotti, poi Sorrentino marcata stretta da Mancabelli, deve andare al tiro a un secondo dallo scadere, così è, errore anche per Sorrentino. Dall'altra parte Mancabelli 2 contro 3, aspetta allora l'arrivo delle compagne, Mancabelli sbaglia l'appoggio a Caterina Bianco. Errore ingenuo quello di Elisa Mancabelli, che poi commette anche un fallo difensivo. Prima di ricominciare il gioco ci sono 2 cambi per Udine. Entrano Isabelle Romano al posto di Mancabelli e Ciotola al posto di Rainis. Cambia le piccole coach Malipo Miglio in questi ultimi 2 minuti del primo periodo di gioco. Ora Cagliari con Tomasovic, palla Caldaro, ribaltamento su Sorrentino. Riceve poi Ridolfi, ancora Sorrentino per il tiro dai 6,75. Altro errore, ma la palla cade nelle mani di Cagliari. Allora Ridolfi, palleggia, resta il tiro contro la difesa di Vicenzotti. Tiro forzato quello di Ridolfi che produce una palla persa. Il recupero di Ciotola che chiama subito lo schema, si fa vedere Vicenzotti, riceve il consegnato poi Ciotola, Blažević, si fa vedere allora Caterina Bianco, Vicenzotti a chiudere il triangolo con Blažević, altri 2 punti per la croata, azione che porta il punteggio sull'8-8, 1 minuto e 21 ancora da giocare prima della prima sirena di questa 10ª giornata di campionato. Niola contro Ciotola, arriva fino in fondo Niola, questa volta appoggia bene la palla al tabellone e ci sono i 2 punti anche per lei. Nuovo sorpasso quindi per il Cus Cagliari, 8-10, punteggio basso in questo primo periodo di gioco. Dall'altra parte del campo l'attacco di Udine con Ciotola, sotto per Caterina Bianco che ha preso benissimo posizione sfruttando il fisico, facile l'appoggio per la lunga ex ginnastica triestina, ancora parità 10-10, 43 secondi ancora prima della mini pausa tra primo e secondo periodo. L'errore di Caldaro favorisce la ripartenza di Udine, ancora Romano l'uno contro uno centrale fino in fondo, non c'è il canestro ma arriva il fallo subito da parte di Isabel Romano, entrata ricordiamo al posto di Elisa Mancabelli. Il fallo è della numero 6 Sorrentino. Ci sono i cambi intanto per entrambe le squadre. Per Udine esce Caterina Bianco, in campo Elisa Pontoni. Per Cagliari invece esce Tomasevic. Entra con il numero 9 Valentina Zucca. Intanto Romano in lunetta, buono il primo. ...30 secondi ancora da giocare. 1-2 per Isabel Romano, il rimbalzo è per Caldaro che riparte. Cus Cagliari in attacco in questo finale di primo periodo. Caldaro pasticcia un po' con il pallone, Ciotola cerca di rubare allora il possesso. Solo palla fuori, sarà rimessa Cagliari. 20 secondi al termine, 16 per l'azione
della formazione ospite. 11-10 intanto il punteggio con Udine, che si è portato avanti grazie al tiro libero segnato da Isabel Romano. Zucca ferma il palleggio, arriva Niola in soccorso, sempre Niola, l'uno contro uno fino in fondo, anche questa volta trova un'autostrada Niola. L'appoggio però è sbagliato, allora Ciotola può ripartire, 3 secondi per attaccare, l'errore di Ciotola che favorisce l'ultimo tiro di Ridolfi, per fortuna di Udine Ridolfi sbaglia la conclusione e finisce 11-10 il primo periodo di gioco. Inizia il secondo periodo tra Delser e Cus Cagliari. Il vantaggio di Udine alla fine del primo periodo 11-10. Il primo possesso è proprio per le padrone di casa, che attaccano con Vicenzotti. Lo scarico per Ciotola, che si prende il tiro da 3 punti. Errore per Matilda Ciotola. Il rimbalzo è di Cagliari. Finora entrambe le squadre non hanno ancora segnato dai 3 punti. Tanti errori comunque anche dalla media distanza. Ora Sorrentino apre il palleggio, lo scarico per Ridolfi che ci prova dal mezzo angolo, altro errore, il rimbalzo questa volta è di Da Pozzo, che ha fatto il suo ingresso in campo in questo inizio di secondo periodo al posto della croata Ivana Blasevic. C'è stato intanto il fallo di Ridolfi proprio su Eva Da Pozzo, la rimessa quindi è per Udine, sempre 11-10 il punteggio. Cagliari alza la difesa per cercare di rubare qualche pallone. Approfittiamo di questi istanti di pausa per vedere rapidamente le statistiche. Alla fine dei primi 10 minuti Udine ha tirato con il 38% dal campo, mentre Cagliari con il 24%. Nel totale delle palle perse Udine quota 5, mentre Cagliari 3. Dall'altra parte del campo Vicenzotti segna i primi 2 punti della sua gara. 13-10 il punteggio con il capitano che si fa sentire. Ora l'attacco di Cagliari con Niola. Anticipato il passaggio da parte di Pontoni. La palla esce fuori dal campo, sarà rimessa rossa. Ma prima il cambio proprio per coach Sciascia. Esce Giulia Sorrentino, rientra con il numero 17 Natascia Tomasevic. Come dicevamo, la rimessa è per Cagliari, 11 secondi per arrivare al ferro, riceve proprio Tomasevic che si prende il tiro dalla lunga distanza, primo ferro, il rimbalzo è facile per Pontoni che però non riesce a ripartire. Allora Niola, di nuovo Tomasevic, l'esitazione, poi la penetrazione, lo scarico per la compagna Caldaro che sbaglia il tiro appena dentro l'arco dei 3 punti. Dall'altra parte Udine attacca invece con Romano e Vicenzotti. Vicenzotti si prende il tiro anche per lei, però c'è l'errore. Il rimbalzo è di Cagliari che però non riesce a sua volta a ripartire. Ciotola allora recupera il possesso e poi decide di chiamare lo schema per mettere a posto le compagne. Si fa vedere Pontoni dentro l'area, cerca di usare il fisico, riceve invece un metro abbondantemente fuori dal pitturato e poi sbaglia completamente l'appoggio alla compagna Vicenzotti. Sarà rimessa Cagliari nella metà campo offensiva, un regalo di Elisa Pontoni quando mancano 8 minuti alla pausa lunga. Sempre 13-10 il punteggio qui al Palasport Carnera. L'attacco di Cagliari con Tomasevic. Niola cerca il ribaltamento su Ridolfi che però è marcata da Vicenzotti. Allora Niola l'uno contro uno, lo scarico poi per Caldaro, scusate, per Zucca che sbaglia il primo tiro, poi riesce ad avvicinarsi a canestro e ad appoggiare facilmente al tabellone. 2 punti per Cagliari, 13-12. Ora Udine con Vicenzotti sul lato sinistro del campo. Vicenzotti l'uno contro uno, il passaggio poi a Pontoni che perde l'attimo. Poi è sempre Pontoni sfruttando la linea di fondo ad avvicinarsi a canestro, l'errore è suo, ma il rimbalzo è di Vicenzotti che completa l'azione con altri 2 punti, 15-12. Secondo periodo targato Vicenzotti per la Delser. Ora però il fallo di Elisa Pontoni in fase difensiva, primo fallo per lei. Nonostante i 4 punti di fila da parte del capitano,
Ci sono qualche minuto di riposo per Vincenzotti, richiamata ora in panchina. Al suo posto entra in campo Vanessa Sturma. C'è un cambio anche per Cagliari. Esce Sorrentino. Scusate, esce Caldaro, rientra Sorrentino. Pronta Niola intanto a rimettere il pallone in campo. Ora Sorrentino contro Sturma, arriva il blocco di Ridolfi che riceve in questo momento appena dentro l'area dei 3 secondi, l'errore al tiro di Ridolfi che è l'ultima a toccare. Sarà rimessa a Udine da fondo campo. Sempre Cuscagliari con la difesa a tutto campo per rallentare l'attacco udinese. Nessun problema per Sturma che supera in metà campo. Poi cambia velocità, l'attacco, il passaggio a Ciotola che ribalta su Romano. Anche lei l'uno contro uno fino in fondo trova la stoppata della difesa. La palla però esce fuori dal campo e sarà ancora rimessa a Udine. 10 secondi per l'attacco delle padrone di casa. Riceve da Pozzo sotto canestro. Anche dalla nostra postazione abbiamo visto il contatto di Sorrentino dopo fischiato proprio dall'arbitro che era sotto canestro. Fallo di Sorrentino, 2 tiri liberi a disposizione di Eva da Pozzo che non è riuscita a segnare. Errore nel primo tiro libero. Sempre 15-2 il punteggio per Udine, 4 punti consecutivi di Capitan Vincenzotti. Errore anche nel secondo per Da Pozzo, rimbalzo facile di Pontoni che non se la sente di appoggiare al tabellone. Allora si riparte fuori con Ciotola, il passaggio sempre a Da Pozzo che però non controlla il passaggio. Allora Cagliari in ripartenza, ma Da Pozzo si fa perdonare con la palla recuperata. Sturma appoggia Pontoni che sbaglia un rigore. Spreca molto Udine in questa fase di gioco. Brava Sturma nell'ultima occasione a riuscire a conquistarsi il fallo. Ci saranno 2 tiri liberi per Vanessa Sturma, ma prima il doppio cambio per coach Sciascia. Escono Sorrentino e Ridolfi. Entrano Caldaro e la numero 4, Gaetani. Errore anche per Sturma a cronometro fermo. Uno su due per Vanessa Sturma. 16-12 il punteggio. Riparte Gaetani per il nuovo possesso del Cuscagliari. Pressione difensiva di Isabel Romano che non lascia spazio alla diretta avversaria. Arriva Tomasevic, poi Zucca, palleggio, arresto e tiro dentro l'arco dei 3 punti. Rimbalzo è di Niola che sbaglia però l'appoggio a canestro. Allora può partire Sturma, 3 contro 3. Romano aspetta le compagne, c'è il taglio di Da Pozzo che non riesce però a coordinarsi nel migliore dei modi. Errore per lei e ripartenza facile per Cagliari che spreca però anche spreca il contropiede con Caldaro. Tra un contatto e l'altro arriva il fallo di Zucca, fallo antisportivo segnalato la numero 9 di Cagliari sulla ripartenza di Eva Da Pozzo. Ci saranno 2 tiri liberi per Eva Da Pozzo. E poi il possesso che tornerà a Udine. Buono il primo per Da Pozzo. Buono anche il secondo. Ancora rimessa Udine dopo il fallo antisportivo. 5 minuti 57 alla pausa lunga. Punteggio che si è portato sul 18-12. Ora Ciotola. Per allungare nuovamente, difesa alta di Tomasevic, il passaggio poi a Pontoni che si gira bene, questa volta in sacca il +8, 20-12, sta prendendo il largo Udine che ha trovato la chiave della gara. Ora arriva la palla recuperata da parte di Sturma, può ripartire Romano, Ciotola si fa vedere, poi chiama la calma. Allora Romano fa ripartire le compagne, Sturma riceve fuori dall'arco dei 3 punti, il tiro sbagliato, rimbalzo però di Pontoni che si prende tutto il tempo e mette a segno il +10 Udine. 5 minuti di gioco alla pausa lunga con Cagliari scivolata al -10.
Solo due punti segnati in questo quarto per la formazione di coach Sciascia. Udine invece ha messo a segno ben 11 punti, arrivati soprattutto negli ultimi minuti. Il fallo di Udine, la rimessa quindi per il Coscagliari quando mancano 15 secondi all'attacco della formazione ospite. Riceve Zucca contro Sturma, il passaggio Tomasevic per il ribaltamento che non avviene. Pontoni cerca di rubare il pallone all'avversaria, poi il passaggio sbagliato di Tomasevic. Spreca in questa occasione il Coscagliari regalando il possesso a Udine che può ripartire. Ora la Del sarà l'inerzia del match in mano. Anche se Cagliari comunque mantiene la difesa alta e cerca di rallentare l'azione avversaria. Palla per Da Pozzo che è arrivata in aiuto delle due playmaker. Riceve dopo Ciotola che supera il metà campo. Romano per il taglio di Sturma che viene vista dalla compagna, servita. La palla poi esce fuori dal campo. L'ultimo a toccare è stata una giocatrice di Cagliari. Quindi si rimane in attacco con Udine. 10 secondi a disposizione. 4 minuti e 37 da giocare prima della pausa lunga. Violazione di 5 secondi però per Udine che spreca questa opportunità regalando il possesso a Cagliari. Riparte Gaetani sempre contro Romano. Gaetani chiama lo schema. C'è il doppio blocco centrale che non viene sfruttato. La palla arriva a Tomasevic contro Pontoni che difende molto forte, non lascia spazio all'avversaria. Ora Niola, gioco a due con Tomasevic che riesce a servire il tiro di Caldaro, ottima azione questa del Coscagliari. Gioco a tre finalizzato poi dalla numero 8 che è andata a segno per il 22-14. Ora Ciotola, Sturma ha lo spazio per attaccare a tutto un quarto di campo, preferisce però tornare sul lato sinistro. In qualche modo riesce a concludere l'azione con due punti Vanessa Sturma, iniziativa personale che dà i suoi frutti, 24-14. Dall'altra parte Zucca, l'arresto, il passaggio alla compagna fuori misura. Rimessa Udine, ma prima il cambio, esce proprio la numero 9 Zucca, rientra con il numero 3 Giulia Ridolfi. 3 minuti e 45 al termine del secondo periodo di gioco. Ora Romano sul lato sinistro del campo. Passaggio per Pontoni che cerca di servire il taglio di Da Pozzo. Sbagliato il passaggio ma c'è Ciotola che fa ripartire. Ancora Pontoni sotto canestro, si gira in sospensione. Pontoni, la palla gioca con il ferro, poi decide di uscire. Facile recupero per Cagliari che può ripartire. Niola chiama lo schema. Allora arriva la compagna Caldaro per il ribaltamento. Ancora Caldaro, il taglio backdoor dietro a due avversarie. Non si chiude però la triangolazione con Niola. La palla è uscita fuori dal campo, ma l'ultima a toccare è stata una giocatrice udinese, quindi sarà rimessa rossa. Intanto c'è il cambio per Udine. È uscita Elisa Pontoni, è entrata con il numero 12 Alessandra Mio. 8 secondi per Cagliari. Sturma viene lasciata sul posto da Ridolfi. Sturma allora spende un fallo. Sarà rimessa rossa per Sturma, il primo fallo personale. 3 minuti e 5 secondi al termine del secondo periodo di gioco. Udine avanti di ben 10 lunghezze, frutto del cambio di ritmo di questo secondo quarto. Ora però c'è l'attacco di Cagliari con Caldaro che sbaglia il tiro dal mezzo angolo. Ancora Caldaro, apre il palleggio, poi cerca di servire Gaetani con qualche difficoltà. Ancora Gaetani, uno contro uno. Niola contro Ciotola, si arresta fuori dall'area pitturata. L'errore, il rimbalzo è di Udine. Può ripartire Ciotola. Si fa vedere Sturma che riceve, poi consegnato sempre con la numero 6 Ciotola. Poi Romano, Mio, triangolazione con Da Pozzo che sbaglia il primo appoggio, sbaglia il secondo ma recupera il rimbalzo. Allora Isabel Romano usa il fisico e appoggia la palla al tabellone, 26-14. Udine viaggia anche in questa occasione. Cagliari sbaglia la ripartenza e regala il possesso a Udine. C'è un minuto di sospensione richiesto dalla panchina di Cagliari.
2 minuti e 13 al termine del secondo periodo, Udine 26, Cus 14. Squadre in campo per la fine di questo secondo periodo di gioco della decima giornata del campionato di Serie A2 femminile. Udine avanti 26 a 14 contro il Cus Cagliari. L'attacco ora delle padrone di casa. Mio, il passaggio per Da Pozzo che si prende il centro fino in fondo. I due punti di Eva Da Pozzo. 28 a 14 il punteggio. Udine ha decisamente preso il largo in questo finale di secondo periodo. Cagliari però insiste con Tomasevic. Ora Niola. Gaetani sul lato sinistro contro Rainis che ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Matilda Ciotola. È rientrata anche Elisa Mancabelli che ha sostituito Isabel Romano. Ora altro cambio per Cagliari. Esce Tomasevic, rientra Sorrentino. Ricordiamo che Cagliari deve fare a meno del capitano Chiara Rossi, che tra l'altro 4 anni fa giocava proprio con la casacca udinese. Ancora Ridolfi, l'errore di Ridolfi contro la difesa molto aggressiva di Vanessa Sturma. Udine riparte, riceve proprio Sturma oltre la linea metà campo, poi Mancabelli allo spazio per il tiro, ci rinuncia, palla a Mio, ancora fuori per Mancabelli che questa volta si prende il tiro da 3 punti, l'errore per lei, il rimbalzo è lungo però per Carlotta Rainis, ancora l'attacco udinese, Sturma allo spazio, ribaltamento su Rainis, lei a prendersi il tiro da 3 punti, completamente sbagliato, Mancabelli deve accelerare la pratica, sotto per Da Pozzo che non sbaglia l'appoggio a sinistra. Altri 2 punti per Eva Da Pozzo, determinante nel pitturato in questo secondo periodo. 30 a 14 il punteggio. Ultimo minuto di gioco nel secondo periodo. Udine è riuscita a segnare anche se mancavano pochissimi secondi allo scadere dei 24. Ora il recupero di Da Pozzo a metà campo e il contropiede finalizzato dalla stessa numero 16 in maglia bianca. 32 a 14, più 18 per Udine. Che ora però interrompe il gioco con il fallo di Vanessa Sturma su Niola. Ci saranno 2 tiri liberi per la numero 15 del Cus Cagliari. Buono il primo per Niola. Cagliari sale a quota 15 punti. 2 su 2 per Niola. Attacco ora della Delser che però non avrà la possibilità di arrivare fino in fondo in questo secondo quarto. C'è una discrepanza tra i due cronometri. Gira bene il pallone contro la zona avversaria. Riceve Mio dal mezzo angolo. Rinuncia al tiro. Apre il palleggio. Poi il ribaltamento su Mancabelli. Poi sempre Da Pozzo a farsi il largo tra le maglie rosse. Questa volta c'è l'errore da parte dell'ala udinese. Cagliari allora deve andare al tiro allo scadere. Sorrentino sbaglia l'appoggio, la palla entra ed esce e così si conclude il secondo periodo. Udine 32, Cagliari 16. Di nuovo in campo per la decima giornata di campionato di Serie A2 femminile. Udine contro Cagliari. Dopo i primi 20 minuti di gioco, le padrone di casa conducono il match 32 a 16. È iniziato ora il terzo quarto con il primo possesso per il Cus Cagliari, che però perde il pallone con la numero 4 Gaetani. L'attacco allora di Udine che si conclude con il tiro sbagliato di Rainis. Riparte velocemente Cagliari con Niola sul lato destro del campo. Poi Caldaro contro Bianco. Il gioco fisico sotto canestro. Arriva il fallo però di Caterina Bianco. L'arbitro era
a 1,5 metri dalle due giocatrici, ha segnalato subito l'intervento falloso da parte di Caterina Bianco. Primo fallo per la numero 00 di Udine, due tiri liberi a disposizione di Caldaro. Buono il primo. Il match si riapre quindi con i primi punti per il CUS Cagliari, che insegue in questo match 2-2 per Caldaro. Ricordiamo, nei primi due quarti, alla fine dei primi 10 minuti, il punteggio fermo sull'11-10, sempre in favore del padrone di casa. Poi l'allungo di Udine, che ha chiuso i primi 20 minuti con un vantaggio di 16 lunghezze. È arrivata però un'altra palla persa per la formazione di casa. La palla è uscita fuori dal campo e il Cagliari è appena ripartito. È già trascorso un minuto in questo terzo periodo di gioco. La palla è arrivata nelle mani di Sorrentino. Ribaltamento su Gaetani, che apre il palleggio. Il blocco di Ridolfi. Poi Caldaro contro Bianco, che lascia lo spazio all'avversaria. Caldaro allora apre il palleggio, si avvicina al canestro, finta il tiro da un lato, poi si sposta sull'altro. L'intervento però non falloso di Caterina Bianco produce il recupero di Udine. Dall'altra parte Rainis cerca di mettere in ritmo Vincenzotti, poi il passaggio a Bianco, che ribalta su Mancabelli, che attira a sé tre difensori per liberare poi il tiro di Vincenzotti. L'errore però da parte del capitano, il contropiede allora per il CUS Cagliari con Ridolfi, che non riesce a controllare il pallone. Gaetani cerca di mantenere vivo il possesso, ma pesta la linea di fondo campo. Sarà quindi rimessa Udine. 32-18 con Udine ancora a secco in questo terzo periodo di gioco. 8 minuti 19 al termine della terza frazione. Riparte Rainis. L'intervento di Sorrentino a recuperare questo possesso. Ancora attacco Cagliari, Sorrentino ha lo spazio per arrivare fino in fondo, nessuno interviene e Sorrentino segna il secondo canestro per Cagliari. 4 punti di fila per il CUS Cagliari, ancora 0 in questo terzo periodo per Udine. Ci prova Blasevic dalla lunga distanza, errore per lei, il rimbalzo è lungo e per Sorrentino che riparte. Niola. Sorrentino sempre contro Vincenzotti, molto vigile sulla diretta avversaria. Niola con l'attacco contro Rainis. Ridolfi poi sotto canestro, subisce il contatto di Blasevic, che recupera questo possesso. 7 minuti e 28, l'attacco è nuovamente per Udine, che però non è riuscito a sbloccarsi in questo avvio di terzo periodo. Vincenzotti ha lo spazio per il tiro, preferisce tornare da Rainis per il ribaltamento su Mancabelli. Si sposta tutta la Delser per cercare gli spazi lasciati liberi dalla zona avversaria. Mancabelli sotto per Blasevic, che si gira bene, subisce il contatto della difesa. Ci saranno 2 tiri liberi per Ivana Blasevic, perché il fallo è arrivato nell'azione di tiro e quindi l'ala croata si prepara per i 2 tiri a cronometro fermo. Errore nel primo dei due. Stranamente imprecisa questa sera Ivana Blasevic. 4 punti per lei. 0-2 in questa occasione. Il rimbalzo però è di Bianco, che evita il contatto e deposita il pallone. Primi 2 punti, come era accaduto nel primo periodo di gioco, sono firmati da Caterina Bianco. 34-20. Ancora Gaetani, che forse commette violazione di accompagnata. Tutto in regola, si ritorna in attacco con Udine, che gioca bene la transizione, anche se Bianco sbaglia la conclusione finale. Rimbalzo ancora per Udine, che attacca Mancabelli, ribalta su Rainis, che pista la linea che delimita il campo. Altro pallone perso da parte della Delser. Il possesso è per il CUS Cagliari. Prima però il cambio, rientra Tomasevic, esce Gaetani. Si alza il quintetto di coach Sciascia. Ora è Sorrentino a portare la palla oltre la linea di metà campo. Il tiro di Ridolfi
Non contestato da Ivana Blasevic, arrivano i 3 punti per Giulia Ridolfi. Cagliari che sale a quota 23 punti. Blasevic finta il tiro, poi parte in palleggio, lo scarico per Rainis che prova anche lei da 3 punti, annulla subito il tiro di Ridolfi. Tripla di Carlotta Rainis. 37-23 il punteggio. 5 minuti e 52 da giocare in questa terza frazione. Ora Niola, l'uno contro uno. Arriva l'ottimo aiuto difensivo da parte di Blasevic. 8 secondi per concludere. Ridolfi spara la tripla. L'errore. E a rimbalzo Niola pesta la linea di fondo campo. Sarà ancora rimessa Udine. Riparte Udine con Carlotta Rainis. Riceve Mancabelli. Ancora Rainis che fa spostare le compagne, esce oltre l'arco dei 3 punti Bianco, poi Blasevic in mezzo all'area, tenta il tiro, questa volta non c'è il fallo della difesa, allora Tomasevic parte in transizione, Caldaro mette la palla a terra e segna i 2 punti che valgono il 37-25, si riavvicina il Cus Cagliari che si è riportato a meno 12 in questo avvio di terzo periodo. Bianco sotto canestro. Usa bene il fisico ma appoggia male la palla al tabellone. Altro errore per Caterina Bianco. Si prepara intanto ad entrare Eva da Pozzo che nel secondo periodo ha cambiato il ritmo della propria squadra. Vedremo se anche in questo terzo periodo sarà uguale. Intanto Niola l'attacco per Sorrentino che aveva tagliato sotto canestro. Si gira Sorrentino ma c'è l'errore al tiro. Il rimbalzo è facile per Bianco che fa ripartire la transizione udinese. Riceve Vicenzotti che preferisce aspettare il rientro di tutte le compagne. Allora Mancabelli, poi Blasevic, questa volta Vicenzotti si prende il tiro ma lo sbaglia. Il rimbalzo è per Bianco, extra possesso udinese, anzi no, perché Sorrentino è abile ad anticipare il passaggio e a portarsi in fase offensiva. Tomasevic senza problemi, segna 2 punti, meno 10 per Cagliari che rientra in partita. Si sta ripetendo ciò che è accaduto nel primo periodo di gioco, Udine non riesce a segnare, sta commettendo molti errori in fase di costruzione, soprattutto sta perdendo molti palloni. Anche in questo caso Udine non rientra in difesa, concedendo a Sorrentino 2 punti facili per il 37-29. Time out automatico richiesto da coach Pomiglio quando mancano 4 minuti esatti alla fine del terzo periodo di gioco. Le squadre sono di nuovo in campo dopo il minuto di sospensione richiesto dalla panchina di Udine sul 37-29. L'ultimo canestro di Sorrentino ha acceso gli allarmi della panchina udinese. La situazione però non cambia perché rientrata in campo c'è la palla persa da parte di Udine. Eva da Pozzo ha pestato la linea che delimita il rettangolo di gioco e Cagliari quindi ha la possibilità di ripartire facilmente. 3 minuti e 40 alla fine del terzo periodo e Niola insacca altri 2 punti che fanno molto male in questa circostanza. Udine la partita all'inizio del terzo periodo con 16 punti di vantaggio, ora conduce invece a soli 6 lunghezze, 37-31. È rientrata sia Pontoni sia Eva da Pozzo, oltre a Matilda Ciotola in cabina di regia. È proprio Ciotola ora a prendersi il tiro, l'errore. La palla recuperata da Cagliari che parte nuovamente in contropiede. Ridolfi fino in fondo, arriva la stoppata di Vicenzotti e poi con un leggero ritardo il fischio arbitrale che segnala il fallo proprio del capitano udinese. Ci saranno 2 tiri liberi per Ridolfi a 3 minuti e 9 dalla penultima sirena di gara. Errore nel primo per Ridolfi. Zero su 2, punteggio che rimane invariato. Udine facilmente recupera il rimbalzo e si riporta in fase offensiva. Sempre zona di Cagliari. Pontoni sotto per Da Pozzo che riapre a Ciotola. Poi Ciotola e Pontoni non si intendono. Altro pallone perso quindi per Udine che sta regalando molto alle avversarie che infatti in questo terzo periodo ne hanno approfittato per rientrare in partita. 37-31. Sorrentino, palla per Ridolfi,
Niola. Ancora Ridolfi nell'angolo sinistro contro Pontoni, apre il palleggio Ridolfi, poi Tomasevic si fa trovare nel mezzo angolo sinistro, errore per lei, il tiro è troppo lungo, riparte Udine con Ciotola, manca Belli, Vicenzotti, ribaltamento di lato, poi Pontoni cerca il passaggio sotto per Da Pozzo, c'è l'anticipo difensivo e poi a risolvere tutto arriva il capitano Vicenzotti, tripla che riporta decisamente ossigeno a Udine, 40-31. Ora Cagliari con Ridolfi che prova a replicare con la stessa moneta, nulla di fatto per l'ultimo tiro di Ridolfi, Udine dall'altra parte concretizza il contropiede, parziale di 5-0 per Udine che costringe coach Sciascia a chiamare il minuto. È arrivata la reazione udinese, 1 minuto e 58 al termine del terzo periodo, 42-31 il minuto di sospensione. Le squadre sono in campo per concludere il terzo periodo di gioco. Udine avanti 42-31, la palla però è per il CUS Cagliari, 1 minuto e 50 prima della penultima sirena. Riceve Sorrentino contro Ciotola. Tomasevic si porta in mezzo all'area per ribaltare il lato. C'è la palla persa però da parte di Tomasevic, il recupero difensivo di Udine che può ripartire. Prima del minuto di sospensione ci sono stati 5 punti di fila segnati da capitan Vicenzotti che ha riportato, come dicevamo, ossigeno alla squadra udinese. Ancora Vicenzotti ci riprova dalla stessa posizione, errore questa volta al tiro per capitan Vicenzotti. Rientra bene in difesa Udine che copre gli spazi, cosa che non era avvenuta nelle azioni precedenti e che aveva permesso al CUS Cagliari di ritornare in partita sul 37-31. L'errore adesso di Niola che favorisce la ripartenza di Mancabelli in velocità fino in fondo. Mancabelli, il passaggio a Vicenzotti che si butta dentro a 3 avversarie, c'è il canestro e il fallo subito. Gioco potenziale da 3 punti per il capitano Deborah Vicenzotti. È arrivato il canestro e il fallo subito che permetterà alla numero 13 maglia bianca di andare in lunetta per un tiro libero aggiuntivo. Canestro non valido, invasione, punteggio che si ferma quindi sul 45-31, intanto però il parziale rimane aperto sul 7-0, tutto targato capitan Vicenzotti. Ora l'attacco di Cagliari, Tomasevic, palla Aniola, di nuovo Tomasevic, la penetrazione sul fondo, il passaggio sbagliato, il recupero facile allora per Vicenzotti, 2-3 in velocità, Mancabelli alza la parabola, errore per lei nell'appoggio al tabellone, il fallo poi di Da Pozzo sulla ripartenza avversaria. 41 secondi ancora da giocare, c'è stato l'errore nella transizione offensiva di Udine, Cagliari allora può riportarsi in fase offensiva. Sorrentino, penetrazione centrale, lo scarico per Caldaro che da sola sbaglia la conclusione, poi Tomasevic al rimbalzo, sbagliato l'appoggio alla compagna, facile recupero di Da Pozzo che permette a Vicenzotti di ripartire, libera Mancabelli fuori dall'arco dei 3 punti, sfortunata perché la palla entra ed esce, poi al rimbalzo Vicenzotti subisce il fallo sul tentativo di tiro, altri 2 tiri liberi quindi per il capitano numero 13. Pronta sul cubo dei cambi Vanessa Sturma che probabilmente entrerà proprio al posto di Vicenzotti nel caso in cui Vicenzotti segnasse i 2 tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo, 2-2. Allora arriva il cambio, esce Vicenzotti, rientra Sturma. 16 secondi da giocare in questo terzo periodo. 9 punti di fila per Vicenzotti che ha decisamente riportato avanti la propria squadra, 46-31.
Sorrentino contro due avversari e sbaglia l'appoggio. Ultimi 4 secondi, Ciotola deve accelerare il tiro, ci prova da metà campo. Nulla di fatto, finisce qui il terzo periodo di gioco, 46-31 in favore di Udine. Ultimo periodo di gioco qui al Palasport Carnera tra Libertas Basket School e CUS Cagliari. Il primo possesso dell'ultimo periodo è per le padrone di casa, che sono avanti 46-31. Dopo 30 minuti però un po' altalenanti, che hanno visto il CUS Cagliari nel terzo periodo recuperare fino a 6 lunghezze di distanza. Intanto il primo attacco, come dicevamo, è per Udine con Romano, entrata al posto di Rainis, scuota al posto di Mancabelli, Ridolfi, Niola, zona anche per Udine che recupera il possesso con Romano fino in fondo. Isabel Romano segna e subisce il fallo. Gioco potenziale da 3 punti anche per Isabel Romano. Un tiro libero a disposizione quindi per la playmaker numero 32, che però sbaglia il tiro libero aggiuntivo. 48-31 il punteggio in questo inizio di ultimo periodo. Sorrentino attacca, palla Caldaro, arriva Niola, ancora Sorrentino sul lato destro del campo, linea di fondo per Sorrentino che poi scarica la palla a Ridolfi, palleggia il tiro per Ridolfi, sbagliato, ancora Romano a ripartire in velocità, servita Pontoni, poi Ciotola che torna però su Isabelle Romano, ribaltamento a Sturma che ha lo spazio, rinuncia al tiro Sturma, allora Romano si sposta sul lato destro per servire Pontoni, il tiro di Pontoni sbagliato, il rimbalzo questa volta di Miola che fa ripartire il contropiede di Sorrentino, Udine scoperta, Sorrentino facilmente appoggia la palla al tabellone per il 48-33. Udine sbaglia anche in questo frangente, il recupero di Tomasevic, si è interrotto intanto il parziale aperto di Udine sull'11-0. Dopo i 9 punti firmati Vicenzotti e i 2 di Isabel Romano sono arrivati i 2 punti targati Sorrentino, ora anche Caldaro riaccorcia le distanze, 48-35. Partita che è ancora viva qui al Palasport Primo Carnera. Ciotola da Pozzo, siamo sul lato sinistro con 4 giocatrici di Udine sul lato sinistro del campo. Ciotola 3 secondi, prova la tripla, errore per lei, Sorrentino a vita facile al rimbalzo, è lei a far ripartire Niola sul lato sinistro, poi Ridolfi dall'altra parte per l'attacco 1 contro 1, lo scarico a Caldaro che sbaglia la conclusione. È da Pozzo a recuperare il rimbalzo, questa volta Ciotola chiama lo schema per ripartire con calma, azione organizzata per la Delser, si muove Ciotola sul fondo del campo, poi Romano ferma il palleggio, serve da Pozzo che non riesce a coordinarsi, altro errore per Udine che favorisce la ripartenza avversaria, Caldaro, Sorrentino, palleggio, arresto e tiro per Sorrentino che dalla lunga distanza però trova solo il secondo ferro. 7 minuti e 17 al termine dell'incontro, Udine è avanti di 13 lunghezze, anche se Cagliari sta tentando il tutto per rientrare e giocarsi gli ultimi minuti in parità. Ora Sturma, il passaggio a Romano che ha lo spazio per il tiro, a segno Isabel Romano, fondamentale in questo avvio di ultimo periodo. Altri 2 punti targati Isabel Romano, ora però Sorrentino dall'altra parte non perde tempo, serve Tomasevic per il dai e vai, Tomasevic non segna ma subisce il fallo della difesa. Il fallo è di Pontoni,
che ora lascia il campo per il rientro di Alessandra Mio. Esce anche Matilda Ciotola, rientra Carlotta Rainis. Intanto Tomasevic si prepara per i due tiri liberi a disposizione. Errore nel primo. Buono il secondo. 50-36. Da Pozzo, Sturm anticipata da Niola che riparte senza problemi. Accelera Niola, cerca di servire Sorrentino ma la palla rimbalza su una gamba udinese. Dall'altra parte Sturm deve solo appoggiare l'assist di Carlotta Rainis. 52-36, vola Udine al più 16. Vantaggio ristabilito quindi per le friulane, che ora devono cercare di amministrare nel migliore dei modi questo vantaggio fino al termine dell'incontro. Tomasevic si ritrova da sola sotto canestro, l'errore per lei, il rimbalzo però è sempre della numero 17 maglia rossa. Niola allora si ritrova la palla nelle mani per il tiro dalla lunga distanza, sbagliato però anche da Niola. Dall'altra parte del campo riceve da Pozzo nell'angolo destro, Sturma poi da sola, palleggio, arresto e tiro sbagliato, il rimbalzo è di Mio che riapre a Rainis. Siamo ancora in fase offensiva con Udine. Mio serve da Pozzo, poi Rainis che rinuncia al tiro a tre punti, palleggio, arresto per Rainis, altro errore al tiro, cerca la velocità il Cus Cagliari con Ridolfi che serve Sorrentino sotto canestro, Sorrentino però non riesce a trattenere il pallone, è rimessa bianca. Cinque minuti e 25, la palla è per Rainis che gestisce il nuovo attacco udinese. Sturma da Pozzo, ribaltamento su Romano che cerca di servire a sua volta a Mio, l'anticipo però di Cagliari che riparte. Niola già dall'altra parte con Ridolfi sotto canestro, il reverse di Ridolfi che non trova il bersaglio. Tutto facile per Mio a rimbalzo, Rainis già dall'altra parte, l'errore però nell'appoggio a Sturma ha regalato un altro pallone a Niola. Come dicevamo in precedenza, tanti gli errori da parte di Udine, numerose le palle perse, anche in questo caso l'apertura a Romano sbagliata da parte di Alessandra Mio favorisce il nuovo attacco del Cus Cagliari. 4 minuti e 37, si è abbassato decisamente il ritmo di gioco. Niola per Caldaro, fermata dall'intervento difensivo di Da Pozzo. Intervento pulitissimo da parte della numero 16 in maglia bianca. Allora Udine attacca. Ancora Rainis, arriva Mio per il blocco. Rainis allo spazio per il tiro, ci rinuncia. Arriva allora Sturma, la tripla sbagliata da parte di Vanessa Sturma. Altro pallone che ritorna nelle mani di Sorrentino. 2 contro 3, Sorrentino prova ad attaccare Rainis che però tiene bene il primo passo. Cagliari attacca ora con Niola. Niola sbaglia il tiro ma subisce il fallo. Ci sarà rimessa a Cagliari ma prima 3 cambi per Udine. Escono Sturma, Romano e Da Pozzo. Rientrano Vicenzotti, Mancabelli e Blasevic. C'è un cambio anche per Cagliari. Esce Niola. Rientra il numero 4 Gaetani. Sorrentino contro Rainis, 9 secondi per andare al ferro. Ridolfi riceve il passaggio per Caldaro, la palla però finisce nelle mani di Mio che fa ripartire Rainis. Allora Mancabelli dall'altra parte con Vincenzotti che si trova a spalle a canestro. Mio arriva in rimorchio, l'arresto e tiro in mezzo all'area, sbagliato il tiro da parte di Alessandra Mio. Tutto facile per Sorrentino nel riportare la palla nella metà campo offensiva. Caldaro anche lei ci prova sulla linea del tiro libero, altro errore al tiro, serie di errori da entrambe le parti. Ora Udine attacca, 3 minuti e 14 al termine della partita. Vicenzotti finta al tiro, apre il palleggio, poi segna e subisce il fallo.
Altro gioco potenziale da tre punti per Deborah Vicenzotti, che andrà in lunetta con il tiro libero aggiuntivo. Ancora determinante capitan Vicenzotti, che è entrata dalla panchina e è andata subito a segno con questo canestro e fallo. Vicenzotti è salita a quota 15 punti personali, che rimangono tali perché Vicenzotti sbaglia il tiro libero. 54 a 36 il punteggio, ultimi 3 minuti di gioco. Gaetani per Zucca, riceve Sorrentino, di nuovo Zucca. Gaetani riceve il passaggio consegnato contro Rainis, che però non lascia passare nessuno. Zucca si prende l'arresto e tiro sbagliato, poi Rainis a rimbalzo, tutto facile. In velocità Rainis cerca di mettere in movimento capitan Vincenzotti, l'anticipo da parte di Sorrentino regala il possesso in fase offensiva. Rimessa con 20 secondi a disposizione per la Libertas, che ha tutto il tempo di organizzare l'attacco. Vincenzotti però sbaglia il passaggio a Mancabelli, c'è il recupero quindi per il CUS Cagliari. Rientro difensivo di Udine quando mancano 2 minuti e 37, Cagliari però dovrà rimettere il pallone da fondo campo. Pronta a rientrare intanto per la formazione sarda Ridolfi. Sorrentino contro Mio. L'attacco di Sorrentino centrale, il fallo da parte della difesa. Rimessa quindi per il CUS Cagliari, 14 secondi a disposizione per attaccare il ferro. Prima il cambio, come preannunciato, rientra Ridolfi al posto di Tomasevic. Zucca, l'uno contro uno centrale, l'appoggio al tabellone, evita due interventi Valentina Zucca e deposita il pallone. Buona l'iniziativa della numero 9 in maglia rossa. Ora l'attacco però di Udine. Mio su Vicenzotti, arriva Rainis, poi Mancabelli, di nuovo Vicenzotti, Rainis allo spazio, si prende la tripla, non la segna, pallone gioca con il ferro, poi esce, riparte allora il CUS Cagliari, 2 contro 1 d'allenamento, Sorrentino evita il contatto, anzi se lo prende, segna e ci sarà anche il tiro libero aggiuntivo. Questa volta il canestro più fallo è a favore di Sorrentino, a commettere fallo capitan Vicenzotti. 54 a 40, siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Buono il tiro libero per Sorrentino, gioco potenziale a 3 punti realizzato. 54 a 41, sempre più 13 per Udine, che si sta avvicinando al quinto successo consecutivo. Ora Mio sbaglia il tiro, ma c'è Vicenzotti a rimbalzo, anche errore anche per lei. Come dicevamo, Udine si sta avvicinando al quinto successo consecutivo, il secondo qui in casa dopo la vittoria contro Vicenza. Ma la partita non è finita, è arrivato il canestro di Ridolfi. 54 a 43 e ora è il tempo di vedere in campo anche la giovanissima Zanelli, che ha preso il posto di Alessandra Mio. Ultimo minuto e mezzo, Rainis chiama lo schema, si fa vedere Vicenzotti nell'angolo, Mancabelli poi per ribaltare. Rainis ha lo spazio per il tiro, se lo prende anche in questo caso, la palla entra ed esce. Veramente sfortunata nelle ultime due occasioni Carlotta Rainis, che non riesce a trovare il fondo della retina. Dall'altra parte invece Sorrentino segna la tripla. Ultimo minuto di gioco per Udine, che però deve tenere alta la concentrazione fino alla fine. 54 a 46. Un recupero è improbabile, però è fondamentale non lasciar segnare le avversarie in queste ultime azioni di gioco. Gaetani, palla per Zucca che accelera sul lato destro del campo, arriva Sorrentino contro Rainis, palleggia resto tiro di Sorrentino che segna. 54 a 48, 40 secondi a disposizione. Udine ha allentato molto il ritmo, ora Vicenzotti segna e subisce anche il fallo su assist di Mancabelli. Anche in questo caso salvifico l'intervento di Vicenzotti, che ha interrotto il parziale del CUS Cagliari, che si stava riavvicinando pericolosamente al
in questo finale di partita. Vicenzotti è arrivato con il canestro e il fallo subito, e ora il tiro libero realizzato, 57-48. Mancano 30 secondi alla fine, allora noi possiamo dire ufficialmente che Udine firma il quinto sigillo consecutivo, 5 vittorie in altrettante partite, ottimo periodo quindi per la formazione di casa, che la prossima settimana sarà ospite del Giants Marghera, domenica 10 dicembre alle ore 18. Si tornerà poi invece il 16 dicembre a giocare qui al Palasport Primo Carnera contro Costa Masnaga, una partita difficile contro una squadra d'alta classifica, ma tutto può succedere qui al Palasport Primo Carnera. Finisce 57-48, quinto successo della Libertas Basket School. Io ringrazio per essere stati qui con noi, ci rivediamo come detto in precedenza il 16 dicembre per Udine Costa Masnaga. Grazie a tutti, arrivederci.